Ora cominciamo a vedere come è fatto questo file Excel e come si fa a tracciare questa curva esponenziale di carica del condensatore. Già sappiamo che la costante tempo di questa curva esponenziale è tau, che corrisponde a RC, il prodotto resistenza-capacità. E dobbiamo fare in modo, per motivi pratici, che questa costante tempo non sia né troppo breve né troppo lunga. Per esempio, un valore ottimale è proprio un tau intorno al secondo, quindi dell'ordine di un secondo. È ottimale perché possiamo raccogliere le misure, per esempio, per 5-6 secondi e vedere in pratica tutta la curva di salita che si completa. Cioè possiamo tracciare tutta la curva di salita quasi fino al completamento, quindi alla carica totale del condensatore, prendendo un intervallo di tempo complessivo di 5 o 6 volte tau. In questo caso tau vale un secondo e quindi un esperimento di raccolta dati deve durare 5-6 secondi complessivi. E in questi 5-6 secondi dobbiamo raccogliere un gran numero di misure. Per esempio, ne raccogliamo 128. Potevamo scegliere anche un valore diverso, ma tutti gli esperimenti e li abbiamo fatti con 128 misure, quindi qui abbiamo 128 puntini che raccoglie Arduino, che ricordiamo funge sia da generatore e dà la tensione di 5 volte, eccola, e allo stesso tempo funge anche da voltmetro e misura la tensione ai capi del condensatore che è riportata qui sull'asse verticale, la tensione del condensatore in funzione del tempo. Quindi 128 misure di tensione ai capi del condensatore per tracciare tutta la curva di carica. Dicevamo che tau deve essere un valore ragionevole e pratico intorno al secondo, e allora bisogna adattare e aggiustare R e C in modo da fare circa un secondo. Se per esempio scegliamo un condensatore da 10 microfarad, allora servirà una resistenza molto grande, per esempio da 100 kΩ. Infatti, in questo modo il prodotto RC fa un secondo. Ma possiamo scegliere anche altre combinazioni R e C. Per esempio, possiamo lavorare anche con una resistenza molto più piccola, anziché 100 kΩ, 1 kΩ. In questo caso i colori sono marrone, nero, rosso, 10 per 10 alla seconda sono 1000 Ω. Ma allora, se abbiamo ridotto la resistenza, la costante tempo tau verrebbe troppo bassa, dobbiamo aumentare allora la capacità del condensatore. Passiamo quindi dai 10 microfarad di prima ai 470 microfarad di adesso. Ora il prodotto RC viene circa mezzo secondo, 0,47 secondi. E per poter tracciare la curva praticamente completa, dobbiamo prendere un intervallo di tempo che corrisponda a 5-6 volte questo mezzo secondo. Quindi un intervallo di tempo, per esempio, di 2 secondi e mezzo o 3. Altro esempio, qui la resistenza sono 5,5 kΩ. Nell'esempio precedente era 1000 Ω, quindi abbiamo aumentato di più di 5 volte la resistenza, dovremo quindi diminuire la capacità del condensatore. Prima era 470 microfarad, adesso ne prendiamo uno da 220. Il prodotto RC viene un po' superiore al secondo, 1,2 circa, ma allora per avere tutta la curva completa dobbiamo prendere 5 o 6 o 7 volte la costante tempo. Infatti se noi prendiamo 7-8 secondi abbiamo la curva completa, quindi un intervallo di tempo che contenga 5 o 6 tau. Altro esempio ancora, qui la resistenza è molto più piccola di prima. Ricordiamo che nel primo caso avevamo preso addirittura 100 kΩ, sì, 100.000 ohm. Era questa resistenza molto grande, la più grande di tutte. Qui invece prendiamo soltanto 0,33 kΩ, cioè 330 ohm. Codice dei colori arancio, arancio, marrone, 3,3 per 10 alla prima, quindi 330 ohm. È una resistenza molto piccola, di conseguenza la costante tempo verrebbe troppo bassa, troppo breve, ma allora dobbiamo prendere una grande capacità. Per esempio in questo caso io ho preso tre condensatori da 470 microfarad, li ho messi in parallelo e quindi ho ottenuto una capacità tripla, il triplo di 470 microfarad, così che il prodotto RC adesso viene intorno al mezzo secondo. E di nuovo prendendo un intervallo di tempo complessivo di 5 o 6 volte tau, quindi circa 2 secondi e mezzo, 3, abbiamo il tracciato dell'intera curva di carica. Per
Infine, un ultimo esempio, torniamo a prendere una resistenza molto grande, 82.000 ohm, corrispondente ai colori grigio, rosso, arancio, vuol dire 8,2 per 10 alla terza, quindi 82 kilo ohm. Siccome questa resistenza è molto grande, riprendo un condensatore piccolo da 10 microfarad, così che il prodotto RC, cioè la costante tempo, risulta sempre dell'ordine approssimativamente del secondo. E di nuovo prendendo 5 o 6 costanti tempo, quindi un intervallo intorno ai 5 secondi, abbiamo l'intera curva di carica. Ma come facciamo a dire ad Arduino ogni quanto tempo deve prendere le varie misure? Cioè, questi singoli puntini, ogni misura deve essere separata dalla precedente di quanti millisecondi? In questo caso, per esempio, 40 millisecondi. Infatti, se noi moltiplichiamo 40 millisecondi per le 128 misure totali, otteniamo un tempo totale di circa 5 secondi, 5,1 secondi, infatti eccolo, è il tempo totale del nostro esperimento, 5,1 secondi. E 5,1 secondi corrispondono a circa 6 tau, cioè 6 volte la costante tempo, quindi 6 volte la costante tempo possiamo tracciare l'intera curva. Nell'esempio precedente invece la costante tempo era intorno al mezzo secondo. Allora in questo caso è opportuno prendere un delta T, quindi un intervallo di tempo fra due misure successive, tra due misure vicine, di soli 20 millisecondi. Infatti, moltiplicando questi 20 millisecondi per il numero totale delle misure, otteniamo un tempo totale di circa 2 secondi e mezzo, che infatti, eccolo qua, no? È tutto il tempo che serve a tracciare la curva, 2 secondi e mezzo poco più. E questi 2 secondi e mezzo, dividendo per 0,47 secondi, corrisponde a 5,5 tau. Quindi noi dobbiamo adattare il delta T in modo tale che delta T per il numero delle misure ci dia un tempo totale che corrisponda a circa 5 o 6 costanti tempo. Vediamo ancora l'esempio prima, costante tempo era circa 1 secondo e 2. Allora, siccome la costante tempo qui è più lunga degli altri casi già visti, sarà necessario distanziare le misure di un delta T maggiore, per esempio 60 millisecondi. Infatti, moltiplicando 60 millisecondi per le 128 misure, otteniamo un tempo totale di quasi 8 secondi, che dividendo per 1,21 secondi corrisponde a circa a un po' più di 6 volte tau. E abbiamo visto che 6 tau è un intervallo di tempo adatto per tracciare l'intera curva. Torniamo infine al primo esempio, che era una costante tempo da 1 secondo. Allora in questo caso è opportuno prendere un delta T tra due misure vicine di 40 millisecondi. Infatti moltiplicando 40 millisecondi per il totale delle misure otteniamo un tempo totale di circa 5 secondi, eccoli qua. E 5 secondi grosso modo sono circa 5 costanti tempo, quindi siamo di nuovo a un intervallo adatto di 5 o 6 costanti tempo per poter vedere l'intera curva di carica.